successo venerdì 8 marzo all'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco, il progetto regionale Sbulloniamoci, finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni del cyberbullismo. Abbiamo partecipato al progetto Sbulloniamoci e alla fine abbiamo elaborato il cartellone sbullone. Il progetto è stato molto emozionante ma allo stesso tempo molto toccante. Abbiamo visto diversi video con testimonianze realmente accadute. Sul cartellone troviamo le forme del cyberbullismo, le parole girasole, tutti i protagonisti del bullismo, cioè il bullo, la vittima, il gregario, il spettatore e gli aiutanti della vittima. Quanto sono importanti questi progetti e quali sono stati i risultati raggiunti? È stata una grande emozione essere qui stamattina e verificare di persona quanto l'Istituto Comprensivo Falcone Scauda di Torre del Greco ha realizzato grazie ai fondi ministeriali e gestiti poi dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la realizzazione di questi importantissimi progetti a sostegno della lotta e il contrasto al bullismo e cyberbullismo. Quanto questi fenomeni sono, ahimè, radicati nelle scuole, tra i giovani e quanto lavoro c'è ancora da fare? Questo fenomeno sta aumentando in maniera sempre più, cioè in maniera esponenziale, quindi la scuola, ma la scuola intesa come comunità educante, quindi insieme alle famiglie, deve sempre più essere attenta a quello che è il disagio, perché fondamentalmente è un problema che deriva da un disagio dei giovani e lavorare quindi in questa direzione. Io sono, nella mia funzione di docente universitario, sono professore di neuropsichiatria infantile all'Università della Basilicata. Nel territorio qui sono il responsabile di una scuola di specializzazione in psicoterapia che si occupa nel territorio della prevenzione del disagio psichico, prevalentemente negli adolescenti e nei giovani, quindi il mio lavoro in questa esperienza è stato un lavoro di back office nell'organizzazione con i miei collaboratori che hanno svolto le attività laboratoriali. Quali sono i disagi principali degli adolescenti in questo momento storico? Dalla pandemia ad adesso c'è stato un incremento della patologia psichica grave negli adolescenti. Mai come in quest'ultimo periodo ho visitato molti adolescenti e preadolescenti, tantissimi, non solo in difficoltà ma con patologie psichiche. Quindi siamo in un momento storico particolare per il nostro territorio. Alla presenza degli esperti, di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, dei docenti e delle famiglie, gli studenti hanno presentato i lavori realizzati nel corso delle attività laboratoriali, dimostrando interesse e partecipazione alle molteplici iniziative messe in campo dalla scuola, con la finalità di sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi. Le emozioni sono sentimenti che tutti noi proviamo e che abbiamo. Agiamo in modo diverso e dipendendo anche dalle situazioni. Le emozioni principali sono la rabbia, la felicità, la tristezza e la paura. Il bullo prova rabbia, tristezza e felicità. Rabbia magari del suo passato, felicità nel bullizzare la vittima e tristezza per poi magari sentirsi anche in colpa. Invece la vittima, nella maggior parte dei casi, prova tristezza e rabbia. Tristezza in confronto di se stessa, dicendo perché a me, cosa ho di sbagliato. Invece rabbia nei confronti del bullo. Gli spettatori provano felicità, rabbia e paura. Rabbia nei confronti del bullo, felicità nei confronti della vittima che magari è distantipatico, quindi è felice che viene bullizzata, invece paura di essere i prossimi. Quanto è importante la sensibilizzazione nelle scuole su questi temi? Ma credo che sia fondamentale più che altro, anche perché, e questo lo dico come avvocato penalista più che come sindaco, purtroppo ci sono tantissimi casi di bullismo appunto attraverso ormai la rete di internet. Sostanzialmente devo dire che io sotto questo aspetto sono anche, posso dirlo, un poco democratico. Bisogna essere attenti. L'attenzione giusta è quella di parlarne, e quindi un grazie va alla preside, ma un grazie va anche a chi finanzia, diciamo, questi tipi di intervento, perché rendere edotti i ragazzi, insomma, stare lì a spiegargli tante cose
può essere, diciamo, un fatto ovviamente importantissimo. Ci hanno raccontato dalla loro viva voce la bellezza di questo progetto, perché veramente ha permesso di lavorare sulle loro emozioni e quindi fargli capire la complessità di questo fenomeno del cyberbullismo. Veramente devo dire che le nostre scuole fanno un lavoro eccezionale, propongono ai ragazzi, ai genitori di questi ragazzi, quindi promuovendo anche il patto educativo, facendo alleanza con i genitori, veramente delle proposte importantissime per la crescita dei nostri ragazzi. Soddisfatta per i risultati raggiunti, la dirigente scolastica Maria José Abilitato, che ha sottolineato come le sinergie siano sempre vincenti. Trolling è una persona che offende, l'happy-slapping è una persona che fa video e foto per far litigare della violenza che la vittima subisce. L'harassment è l'invio di messaggi offensivi diretti ad una persona ripetuti più volte. Io ringrazio soprattutto quanti hanno collaborato per rendere possibile questo incontro e questo momento per noi importantissimo di verifica. Io ringrazio soprattutto i nostri ragazzi, perché ecco, noi avremo fatto un buon percorso, un buon lavoro soltanto se i comportamenti, le azioni sono di rispetto, sono di relazioni positive, sono di una convivenza che sia davvero una convivenza dove ognuno possa crescere confrontandosi con gli altri. Conclusioni affidate all'assessore regionale alla pubblica istruzione Lucia Fortini, che ha dialogato con gli studenti presenti in sala, invitando i giovani ad avere fiducia e a credere sempre in se stessi. Durante il cyberbullismo la vittima può sentire esclusa dai social e dal bullo, può avere coraggio, quindi provare a rispondere oppure a parlarne con qualcuno, può provare a fare più reazioni con vari tentativi fallendo e infine può avere come sensazione, come emozioni, rabbia, paura, gioia e tristezza. La rabbia, paura e tristezza durante il bullismo, la gioia quando viene ascoltata e quindi anche aiutata. Invece il bullo tende ad escludere la vittima, ad essere aggressivo e prepotente verso la vittima. Lui ha un senso di vendetta e violenza verso la vittima. La nostra frase è che dopo ogni salita c'è una discesa, quindi dopo ogni difficoltà ci sarà sempre qualcosa di più facile. Che noi abbiamo perso è l'empatia. Non ci mettiamo più nei panni degli altri e noi un po' questo lo stiamo perdendo, perché i social in qualche modo ti fanno perdere quella dimensione emotiva, perché le persone non le guardi più. Dov'è che non le guardi più? Negli occhi. Io quando vado in giro per le scuole, sapete che chiedo ai ragazzi? Di farmi una promessa, anzi due. La prima è di guardare le persone negli occhi, perché un po' ce li dimentichiamo. E una seconda, che secondo me funziona proprio bene, di abbracciarci di più. Quello che vi dicono gli adulti, che questa è l'età più bella della vostra vita, mica è vero. È un'età complicatissima. Sappiate però che piano piano le cose miglioreranno. Dovete crederci, dovete avere pazienza, dovete avere fiducia e dovete credere sempre in voi stessi. Ma fate questa promessa. Sì. Se no io sono venuta qui per niente. Ma fate questa promessa. Sì. Sicuro? Sì. E fatemi sentire un sì deciso. Sì.